Ok, vediamo un po' di linee, dai. Allora, questo devo dire è monoloto. Quindi monoloto facciamo spirito. Poi attiviamo spirito. Prendiamo Pain. Pain spacchiamo lei. Prendiamo o Loto o un altro. Prendiamo Squirmer. Attiviamo lei. E devo chiamo Yuve. Qua dobbiamo invocare lei. E questo ovviamente lo spacchiamo, sì, è gratis. Attiviamo e vogliamo terrore incarnato. Ok, qua facciamo Yamo. Facciamo Yama e prendiamo Shervara. Mischio loro due. Squirmer, evoco lui. E attivo Shervara su di lui. Ok, faccio Shervara su Spirit. Così triggera ed evoco Yuve. Però non riesco a fare Varudras così, no? O riesco comunque. Facciamo Rage con loro due, però avrò già il cimitero e ci settiamo. Chamber giochiamo. Però poi come ce l'abbiamo l'altro body per fare. Ok, facciamo un altro Phantom. Ok, quindi dobbiamo fare così, tipo. E qua ci settiamo la trappola. Poi c'è un loro due. Facciamo Moon Requiem. E devo chiamare Engraver. Cioè, di qua possiamo fare anche Necrokeep. Se no, facciamo. Rimischiamo lui. Rimischiamo tipo lui. Facciamo altro Phantom. Qua evochiamo Lacrima. Lacrima aggiungiamo in mano Engraver. In greve. Banniamo questa. Facciamo tac tac tac. Facciamo Desire. Chippiamo. Facciamo lui. E facciamo cedere. Vabbè, comunque molto forte. Cioè, considerando che siamo partiti solamente di Loto con 4 carte, abbiamo Rage al cimitero, Yama, Chamber, Cesare, Phantom, Desiree. Da trovano Beckoning, che dovrebbe essere tipo la combo finale. Facciamo Loto. Allora, facciamo Loto, Spirito. Spirito Pain. Pain spacca lei. Aggiungo Squirmer. Questo sicuro. Facciamo anche evocarlo subito. Lo due. Facciamo Yama. Prendiamo Shervara e con loro due subito facciamo Phantom. Con loro due possiamo fare Moon. Possiamo fare Requiem ed evocare Engraver. Qua possiamo attivare Opening, scartare lui ed evocare lui. Ah, possiamo fare così, spaccare, poi attivare Yama e attivare coso. Così evochiamo due. E siamo così. Con loro due possiamo fare Varudras.
e con loro due fare sequenzia. Cioè, possiamo fare attivare. Cioè, qua possiamo fare anche Desiree. Sì, possiamo fare direttamente Desiree. Poi qua evochiamo uno di Squirmer che spacchiamo con Charvara. Con loro due facciamo Rage, ci mettiamo Chamber. Così, giusto? Non c'è un modo per fare anche Pollusa. Non ho sbagliato nulla per fare anche Pollusa qui con Rage al cimitero. Sì, no, appunto, quello. Cioè, che comunque questo è attivabile perché posso evocare Charvara, eh. Quindi è per avere Desiree che può negare Ruler. Rage sequenzia. Sì, no, quello sì. Il problema è che mi mancava un body. Quindi probabilmente devo fare due Phantom of Yubel. Devo riuscire a fare un altro Phantom of Yubel per avere un body in più. Sì, no, quello sì, perché ero così, guarda. Ero così. Questa andiamo là. Ero così con sequenzia. Ero così. Con Squirmer che devo evocare uno. Quindi, a meno che, vabbè, a quel punto se tipo c'ho una carta a settare, a questo punto se tipo avessi avuto tipo, no, non questa, però tipo in permanence, posso settare in permanence, fare qua Charvara, su questa. Poi ovviamente le zone sono diverse. Metti questo qua, che è intergettabile. E qua facciamo Rage, e poi qua facciamo Pollute. Così. Abbiamo spaccato una carta settata. Ok, direi di fare l'ultima combo e poi giochiamo un pochino. Adesso facciamo prima trono. Trono spacchiamo Spirit qua. Devo chiamo Jubel. E poi con questi due facciamo Phantom. Così siamo parati. Poi facciamo Normal. Aspettiamo qui. Mettiamo Pain, spacchiamo, evochiamo Jubel, aggiungiamo Squirmer, evochiamo Jubel, poi attiviamo Trono ed evochiamo Terrore Incarnato. Qua facciamo Yama. Yama, prendiamo Charvara. Facciamo un altro Phantom per avere un body in più. Se tu vuoi facciamo Moon Requiem ed evochiamo Engraver. Quindi evocare per forza lui. Ma che scopo? Cioè io faccio qua con loro due. Aggiungere. Scartare Engraver. Retract. Contract, evochiamo Squirmer, sì, Squirmer, Larry. Fare con loro 4. Fare Apo. Poi facciamo, qua, vabbè, con Lacrima rimischiamo lui. Poi attiviamo lui, rimischiamo lui. Poi attiviamo Squirmer. Evochiamo. Attiviamo. Spacchiamo, attiviamo, evochiamo, e qua abbiamo Cesare Varudros. Com'è? Non ho rage però. Non ho rage. Cioè, devo sacrificare uno di questi per avere rage, volendo. Esatto, cioè, sono tante sfumature di combo. Cioè, non ce n'è una standard.
Ok. Ah, qui partiamo con l'oto, presuppongo. Facciamo con l'oto, ci fanno ascia, facciamo engraver e giochiamo con quello. Oppure facciamo prima engraver per fare Apollosa. Fare engraver, facciamo engraver. Vediamo. Allora, Larry. Ok, impermanenza. Io posso fare Squirmer e lo farei. Così evoco. Sì, lo farei, 100%. Così risolve, faccio Desiree, metto dietro e faccio Loto. Cosa non posso? Ah, non posso, non posso, ok. Pensavo demone, ok. No, quello è Shervar. Ok. Sì, allora qui niente, dobbiamo fare per forza loto. Successo demone. Allora, spirito. Ok, quando ho già Squirmer in mano, è meglio aggiungersi un secondo Squirmer o loto? Squirmer, ok. Quindi abbiamo Squirmer. Attiviamo. Evochiamo Yoga. Sì, esatto, è comodo, un quick effect che può fare robe, ok. Allora, qui volendo possiamo fare. Possiamo fare Yama. Possiamo fare sia Yama utilizzando anche Fizmit. Quindi possiamo fare Fizmit e rimischiare, volendo Requiem, fare Yama sotto, così qua abbiamo il setup per Apollosa. Cioè, sequenza non me la leverei, perché con quella possiamo fare Apollosa. Quindi rimischierei. Ho già fatto Fizmit, è vero, è vero. Siamo partiti con quello. Vero, è vero. Niente, allora facciamo direttamente Yama qua. Oppure utilizziamo Squirmer. Anche Squirmer ci sta da utilizzare. Sì, dai, facciamo Squirmer. Spacchiamo Yube e attiviamo. Quindi abbiamo un po' di in più. Dai, facciamo un po' di freestyle qua. Facciamo un po' di freestyle. Però questo non me lo voglio togliere. Non me lo voglio togliere. Quindi vabbè, facciamo prima Yama con questi due. Qua facciamo Shervara.
Ok. Rimetti loto, perché loto? Vabbè, ormai è fatto così. Qua posso fare la pollosa volendo. Poi rimuovere, evocare lui. Devo fare prima polluto però. Per forza. E qua mi spacco questo e mi. E non faccio rage. La normal l'ho fatta. Squirmer l'ho fatto. Eh sì, va bene così, dai. Ok, ho capito. Quindi avevo un body in più per fare rage. Ok, perfetto. Perfetto, quindi devo togliere Lotte e non Terrore, così con Terrore avrei fatto un secondo Phantom e avrei fatto Rage, perfetto. Ok. Perfetto, sì. Azzo! Un bel burattino. Grazie mille a Ledisk per l'abbonamento. Allora, di questo è meglio negare l'effetto in mano, è vero? Perché se c'era un altro in mano, allora. Quella. Solamente che vado sotto. Vabbè, va bene. Quella va bene. Target is ok. Comunque ha tre carte in mano, quella ci penso.
Rage comunque non ce l'ho, quindi. No, se nego l'attivazione. No, se nego l'attivazione comunque la carta viene distrutta. Se nego l'attivazione la carta viene spaccata. Perché non, proprio non tocca il terreno, non è che rimane lì. Non è che nega l'effetto, nega l'attivazione. Per le magie trappole questo work, non per i mostri. No, le magie non possono rimanere sul terreno se gli viene negata l'attivazione. Ok. Via ruler, mettiamo le ash. Abbiamo un ash. Vediamo se... Vediamo, abbiamo un ash. Va bene. Ash presuppongo si faccia su quello che entra specie dalla mano. Adesso manderà quello. No. Poi non posso attivare niente in risposta alle gimme puppet. Questo è forte. Ma questo è il... Ero anche notare l'attivazione dell'activation of gimme puppet monster effect disturb. Quindi non posso farlo. Non posso fare Ash. Su Terror Baby. Deve sbagliare la combo, eh. Eccola. Eccola, purtroppo non posso fare Ash. Vabbè, qui mi sa che... Facciamo un bel game free. Una bella suora qua era molto forte. Questo manda uno, va bene. Io non posso fare Ash, quindi... Cioè, ovviamente non vai a fare Ash quello, perché tanto... Ok, questo another one puppet sempre, quindi non posso fare nulla. Quindi Ash ce la teniamo fino alla fine della partita questa. C'è anche... Per dopo ce la teniamo Ash. Sì, Nibiru non era male qua, perché non è partito con la terreno. Vabbè, dai, facciamo così, dai. Velocizziamo un po'. Togliamo le purulie, abbiamo detto. Togliamo le droplet, mettiamo colled. Unicorni, set rotation, che è molto forte set rotation. E qua parto sempre con Engrave.
un embrace, aggiungo tract, aggiungo un altro phismet. Droll. Va bene. Su, end. Allora, questo non glielo levo. Veiler, me ne batto di Veiler. Probabilmente questo, Soldiers. Che è l'unica giocata che c'ha. Probabilmente Soldiers, sì. Perché questo non fa nulla. E questo non fa nulla. Cioè, puoi scartare questo, ma non fa niente. Ok. Qua possiamo fare tro, non spaccare. Esatto. Qua in realtà devo fare per forza subito Phantom. O posso anche aspettare. Almeno lo mando al cimitero. Faccio normal Larry qua. Faccio normal Larry. Tanto c'ha. Qua rimischio loro due. Se non me l'ha fatta adesso, però Veiler non me lo fa più. Ok. Qui possiamo fare Desiree per chiudere la partita. Perché tanto lui c'ha Veiler che non fa niente. Quello che scarta non fa niente. Quello. Va bene, possiamo fare. Possiamo anche settare. E fare Rage dopo. Settarsi jump. Beh, penso che quel Vader non lo tiri. Se voleva. Questo è un po' triggerarla, vero? Ok. Sì, vabbè, ovviamente. Mi salve cosa, io faccio subito Desiree. Allora, in realtà qui possiamo fare, come ho detto prima, possiamo fare con loro due, fare. In realtà possiamo fare tutto, cioè. Possiamo fare così. Setto chamber e faccio quell'uso. Ah beh, è forte Yuval, cioè. Cambiamo un po'. Sì, Labyrinth, cioè, sono mazzi che giocano. Che giocano. Confusioni, sincro, così. Ba cioè, barrier searchabile, fortissimo. E non pesco, vero?
cosa aggiunge Rick Esper Trap. Io in permanence quasi quasi. Sì, la faccio. Allora, qua possiamo fare subito Phantom e poi giocare con. Però non abbiamo Loto. Cioè, possiamo fare subito con lui. Oppure posso fare Normal Beaconing e vedere cosa succede. Ascio. Facciamo Squirmer e facciamo Moon. Giusto, sì. Beh, non c'è più niente, cioè. Io qua ho pure Extender. Ok, qui io posso rimuovere, evocare Beaconing. Se no, se faccio Necrokeep, posso fare Aerial Eater, mandare Loto. E mandare Loto. Devi rimuovere per abbonare Loto, esatto. Quindi devo fare Necrokeep. Che forte è il leader. Molto forte. Ah, riusciamo a chiudere con Pain. Sì, volendo anche. E comunque, comunque allora Pain qui posso attivare questa è 2-4, quindi prenderebbe 2-4 2-4 quello tutti well, you contro la Jewel Monster Jewel Monster, quindi prende 2-4 tiri 4 Jewel, quindi dovrei fare Pain spacco evoco Jewel, questo evoco questo. E come ci arriva a 4 Jubel sul terreno? Sì, cioè qua faccio. Questo è anche della mano, vero? Sec. Sì, facciamo così. Facciamo Phantom.
Poi attiviamo Pain, spacchiamo, evochiamo, evochiamo. Squeam l'ho già ribornato. Squeam l'ho già ribornato, ragazzi. Vabbè, in teoria comunque è chiusa, cioè con questi due faccio un qualsiasi cosa più grossa di 2-4 che non esiste qua. Faccio Phantom con loro due, sì. Eccoli qua, 4 Yuube. Lascio mettere questo di take magari. Così. Princess. Ok. Ah, cioè, dico forte sto ricca. Qua c'è il negate di mostri, poi evoca l'altro Xyz. Più qualche HT mana. Potrei con Terraform qua. Io farei crudo Phantom. Questi due. Così non vado sotto nulla. Poi faccio Loto Beaconing. Ok, siamo così. Qui possiamo fare direttamente la seconda normal load e vedere cosa fa. Ok. Abbiamo Ogre. Ok, qua devo dirgli ok perché sennò vado sotto la sua princess.
Ah, la riprendo con gate, però non posso riattivarla, giusto? La riprendo, ma non posso riattivarla. Sì, no, l'ho attivato l'effetto, quindi non posso riattivarlo. Allora, va bene. Sì, beh, quella comunque la posso riaggiungere. Cioè, lo rievoco Jubal, tranquillo. Quindi la posso riaggiungere anche dopo. Adesso posso fare gate scart, evoco spirit e riaggiungermi gate. E pain, scusa. Così. Sì, certo, esatto. Non posso rifare effetto, capito? Quello è il discorso. Ok, e qui. Ma qua sono 2-8, 2-8 sono 5-6, non sono abbastanza. Qua posso fare Moon. Sì, mi ha negato Yama, però Phantom lo voglio tenere nel caso ci abbia qualcosa di strano in mano. Non voglio fare su queste cose che posso comunque giocare a torre. Tanto per questo c'è Droplet. E faccio Droplet su di lui. Così se tipo c'è Ashe posso togliere con... Cioè, faccio Phantom. Qui c'è il mio Phantom là che mi protegge da un eventuale. Ok, allora. Qui probabilmente faccio Aerial Eater per mandare Squirmer. E però non fa nulla, penso. Se io qua faccio sequenza, evoco Aerial Eater, mando Squirmer, rievoco uno, non fa nulla, perché non ho modo di spaccarmelo. Se io questo lo mando, posso fare Desire. No, non ho modo di chiudere, di mettere 3 Jubel. 2-8-2-8 e basterebbero. Però 3 Jubel non riesco a metterli. Perché con Aerial Eater non posso mandare nulla che mi serve. Quindi, facciamo così. Allora, per fare più danni devo fare lacrima qua. Però con lacrima... faccio lacrima, evoco. Allora, faccio lacrima. Cracker ci può stare, ma non c'è lo spazio di extra per giocare tutto.
realtà anche Cesare è forte, contro Ricca. Cioè, io probabilmente farei Cesare. È più forte di Desiree. Cioè, a sto punto, qua entro in battle, attacco, e main 2 faccio qua SP, gli banno Princess, e poi faccio sì. Facciamo così. Molto più forte Cesare di Desiree. Realtà, cioè, con le combo sono ancora un pochino macchinoso, ma normale. Però comunque non sono, cioè non è difficile il mazzo. Il discorso qual è? Che devi un attimo sapere quale combo da fare e il motivo. Sì, il mazzo è divertente.